Non vi preoccupate, non mi dimentico proprio di nessuno. Va bene? Dovesse cadermi un sasso in testa, una pianta grassa in testa. Ok, basta, avete capito? E ciao a tutti ragazzi, io sono Gilda Fashion e benvenuti in questo mio nuovo video recensione, quindi recensisco Fruttella novità. Lo so, c'erano già da un po', però io le ho prese solamente adesso. Queste qui sono senza gelatina animale, con meno 40% di zuccheri e sono praticamente gli animaletti polari. Abbiamo questa versione e abbiamo anche questi bruchetti, però diciamo con dello zucchero sopra, quindi che frizzano un po'. Io voglio vedere quale dei due è migliore. Ovviamente rimanete sintonizzati sul mio video perché alla fine io ovviamente porrò, diciamo, i miei saluti a coloro che durante questa settimana, come sempre, mi hanno lasciato, diciamo, dei commenti sotto ai video, video di ogni genere, no, necessariamente, diciamo, l'ultimo che ho fatto. E saranno tutte queste persone che andrò a salutare. Però prima iscrivetevi al mio canale, pigiate sul tasto della campanellina, oddio che caldo che fa oggi, lasciatemi un like di supporto, commentate se volete che vi saluti nel video domenica prossima e condividete i miei video per aiutarmi a sostenere il canale. Ma adesso iniziamo! Sigla! Avete notato il mio nuovo pigiamino? Lo feci vedere nel video haul. Chi se l'è perso, quindi per chi se lo fosse perso, vi lascio il link giù in info box. Praticamente avevo preso questo pigiama qui di Playboy da The Zenis. Vedete? E c'è il pantaloncino con tutti, diciamo, i coniglietti bianchi e fucsia. Adoro, la maglietta è così, fucsia col coniglietto nero. Bene ragazzi, allora io inizierei subito senza perderci in chiacchiere. Oggi fa caldo, mi voglio proprio legare i capelli. Dov'è il mio elastico? Ovviamente rosa. Un rosa fluo. Allora, io da dove inizierei? Ovviamente da quelle che non frizzano. Iniziamo da queste caramelle stupende. Che carini questi animaletti. Ci sta l'orsetto polare. Il pinguino, che adoro. Che carino, chi sei tu? Un tricheco? Però il mio preferito, indovinate qual è? Secondo voi? Vi do un aiutino. E anche per il colore. Ovviamente il pinguino. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pinguino, vieni a me. Oddio, che odore che esce. Cioè, appena aperto la busta, diciamo, appena aperto il pacchetto, voi non avete idea di come sale l'odore, il sapore. Però me li immaginavo più grossi. Invece sono proprio piccolini, piccolini. Vedete? Ve li faccio vedere prima così. Cioè, proprio la grandezza è tipo quella degli orsetti Haribo. Vi faccio vedere. Cioè, sono praticamente piccolini. Vedete, ragazzi? Vi faccio vedere meglio. Cioè, sono proprio piccolini. Sono così. Però veramente hanno le formine. Questo è il tricheco. Cioè, non è che si possa vedere proprio bene. Però questo è il tricheco, vedete? Col baffetto. No, quelle co cosa sono? Le zanne. Qui abbiamo l'orso acchiottino, che è così. Va bene. E infine abbiamo il pinguino. Sulla busta qua fa vedere che è rosa, ma evidentemente i colori sono assortiti. Va bene, assaggiamo quello verde. Il gusto della mela, quindi quello verde più assaggiato che è questo qui. Sì, non c'entra, non è che ogni colore corrisponde ad un animale. Infatti addirittura qui sulla busta c'è il pinguino che è rosa. Praticamente, vi faccio vedere un esempio, vedete il pinguino rosa. Allora, quello verde, quindi vale per tutti gli animaletti, comunque il gusto è quello, hanno cambiato soltanto lo stampino. Praticamente il gusto della mela lo trovo particolarmente acidulo, cioè non è una mela dolce. Avete presente l'acidità del limone? Però magari una caramella al limone che non sia dolce, cioè una caramella proprio che si sente l'aspro, ecco, si sente quell'aspro della mela che a me non piace. Cioè per me la caramella deve essere dolce, se no non ha senso. Poi in più, queste caramelle qui, almeno per ora queste qui, queste qua, quelle senza zuccherino sopra, io adoro in generale quelle caramelle, avete presente quando andate nei negozi di dolciumi, che ci sono appunto quelle caramelle miste, che sono anche quelle che trovate anche, diciamo, all'ingresso nei cinema, no? Che si comprano quelle miste che prendete con la paletta, ecco. Quelle lì che sono belle gommose, è vero che sono molto gommose, però almeno non, e si attaccano difficilmente ai denti, per il fatto che sono molto difficili da masticare.
Invece queste qui, siccome diciamo, sono gommose, però si sfaldano tranquillamente quando le mordete, rimangono i pezzettini proprio nei denti e quindi può dar fastidio. Quindi non è un tipo di caramella a quel livello di gommosità che a fin dei conti è piacevole. Quindi per me è no come consistenza, come gusto la mela non mi è piaciuta. Ora vediamo questa qui rosa qui. La fragola è aspra come la mela, però in questo caso ci sta, perché la fragola in sé rispetto alla mela è, sapete, ha già di suo quel retrogusto, quindi un po' aspro, quindi può anche, diciamo, far sembrare che è perché c'è del succo vero. Ma penso che l'acidità sia proprio una cosa di base su tutte le caramelle. Vediamo con l'arancia. Vediamo con l'arancia, ragazzi. Per assurdo, quella l'arancia che dovrebbe essere, diciamo, il frutto più aspro tra mela, fragole e arancia, ovviamente più aspra l'arancia, è quella più buona, è più dolce. Quindi, morale della favola, di queste qui, ragazzi, la più buona tra fragola, arancia e mela, perché tre sono i gusti da quel che ho capito, la più buona è quella l'arancia. Quindi al primo posto l'arancia con un 7, al secondo posto quella la fragola che perlomeno l'acidità è giustificabile. Personalmente la mela per me è dolce, al massimo non sa di niente per dire, piuttosto, ma non acida la mela, dai. Quindi al primo posto sicuramente l'arancia con un 7, perché non valgono di più. Al secondo posto metterei la fragola con un 6 e mezzo, 6 e un quarto, come dico io. E all'ultimo posto con un 5, massimo 5 e mezzo proprio. Cioè, per me proprio non è concepibile che la mela sia acida. Cioè. Quindi questa è la mia classifica per questi qui. Adesso vediamo questi qui, questi bruchetti, zuccherini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bruchetto, vieni a me. Brucami. Oddio. Bruchetto, vieni a me. Voglio brucare con queste caramelle. Bruchiamo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, però non si apre. 5 minutes later. Mamma mia. Mi sa che devo prendere le forbici, raga. Ah, signore. Quanta pazienza. Va bene, le richiuderò con la molettina. Allora, ragazzi, anche questi qui sono piccolini, però di lunghezza sono più lunghini. Che carini. Tutta rima. Vedete come sono? Vedete? L'odore è molto buono. Assaggiamo quello. Ah, qua ci sono più gusti. C'è anche limone. E anche, credo, ananas. Perché vedete che c'è l'esempio di due gialli diversi. Vediamo prima questo qui arancione. Non c'è paragone con quegli altri. Questo qui sarà o fragola, lampone o ciliegia. Insomma, vediamo un po'. Col fatto che hanno. Allora, già vi dico una cosa: la consistenza è identica, com'è gomosità. Però, per il fatto che per assurdo c'è lo zucchero sopra. Quindi crea quella superficie, diciamo, di attrito. La caramella difficilmente rispetto a quelle si attacca ai denti, cioè si attacca meno rispetto a quelle che sono lisce. Lo zucchero fa attrito, quindi è ruvida. Il limone proprio sento il succo. Ma qua la differenza è abissale. La mela qui è più dolce rispetto a quella di prima. E se si sente quel retrogusto acidula, perché
È perché c'è dello zucchero sopra. Sapete, quello zucchero quasi frizzantino, ma non è dovuto al fatto del succo in sé. Cioè, in realtà arriva la dolcezza almeno a questa qui, alla mela, quella con lo zucchero, rispetto a questa qui. La differenza è abissale, raga. Non c'è paragone. Assaggiamo quest'altra. Allora, il gusto migliore secondo me tra questi è quello al limone. Adoro. Primo posto con un bellissimo 8,5. Al secondo posto io metterei l'arancia con 8. 7,5 al terzo posto questa qui che non so cosa sia, ciliegia, non lo so, fragola, ma penso più ciliegia. E al quarto posto la mela, però abbiamo detto 8,5, 8, 7. Ora, come pacchetto in sé, allora, stravince, non che vince, stravince. Questo qui dei bruchetti zuccherati contro questi qui. Io vi sconsiglio di prendere questi lisci, prendete questi zuccherati perché non c'è paragone come consistenza comunque, e fa la differenza questo zucchero che c'è sopra, e comunque come gusto non c'è paragone, cioè proprio la fragola che c'è qui non è quella che c'è qui e viceversa. Questo pacchetto in generale, se devo dare un voto, appena sì, ma nemmeno. Se devo dare un voto a questo qui, un bel 8 pieno, cioè vedete voi la differenza. Questo qua si manco gli do la sufficienza. Questo qui con i bruchetti zuccherati do praticamente un 8 pure pieno. Quindi. Bene ragazzi, ora direi di passare i saluti. Io saluto. Si dice Rachid, Rachid, va bene. Rachid. Ouida. Bacione per te, caro. Saluto Alex. Lo so che mi segui sempre, lo so. Un bacio carissimo. Saluto Marina Schenone, un bacio cara, lo so che anche tu mi segui sempre. Poi saluto Kevin Teli, Kevin Itali, Teli, YouTube, YT, Kevin Teli, Kevin, ti saluto, benvenuto. Poi saluto Sara Maresca, un bacione cara. Saluto Marti Ciantora, un bacione anche a te. Saluto Lucaglio. Lo so che tu sei già iscritto sul mio canale da qualche giorno, però siccome per te è la prima volta, diciamo, essere nominato sul mio canale la domenica, sul mio video, cioè nel mio video, allora ti devo dire benvenuto. Cioè, io non mi ricordo ovviamente tutti i ragazzi, quelli che si sono iscritti oggi, ieri, avantieri, a volte non mi esce manco scritto, quindi io dico benvenuto a quelli che sono, di cui sono certa che sono proprio iscritti, si sono iscritti da pochissimo. Gli altri, anche se non dico benvenuti, ovviamente mi mando comunque il bacio, è scontato che comunque, cioè, ci tengo lo stesso. Quindi un bacio a te, Lucaglio. Sei molto divertente. Le battute che mi fai, cioè tu mi fai morire. Cioè, nel senso positivo ovviamente. Però sono contenta che ti piacciono i miei video. E che ti sei iscritto al mio canale. E ho saputo anche di Massimo. Hai visto quanti ne hai raggiunti? Allora, saluto Sharon Veneziano. Un bacione, cara. Poi saluto... saluto Sheila Consolaro. Un bacione, cara. Ovviamente so che mi seguite sempre. Sia Sharon che Sheila, so che mi seguite sempre. Saluto Francesca Ragno. Un bacione, cara. Nicoletta Rizza. Un bacione anche per te, cara. Saluto Sara Magic 15. Lo so che ultimamente, cioè, ultimamente da un po' di tempo mi segui sempre. Un bacione, cara, anche a te. Saluto Marco Pinto, un bacione caro. Saluto Occhio Spia, oddio mi sento osservata. Un bacione. Quando vedo dei nomi unisex, tipo Occhio, cioè non so se sei femmina o maschio, io dico cioè non posso dire caro o cara, non saprei. A meno che me lo specificate voi, nel, diciamo il vostro nome vero, nei commenti. Saluto Denise, un bacione cara. Saluto Fabri Fer, lo so che mi segui sempre, lo so. Un bacione. Saluto Emanuele Basso. Non sarai così basso. Scherzo. Saluto Eleonora. Un bacione, cara. Saluto, è quasi difficile. Quad Dlibet.
Q-O-D-L-I-B-E-T. Vabbè, K-W-O-D-L-I-B-E-T. Ti saluto. Poi saluto Federico Olivieri, benvenuto. Un bacione, caro. Saluto Stefania, un bacione caro. Poi saluto Chiara Zollo, un bacione anche per te. Saluto raga, però, cioè, way next small, un bacione te. Saluto Giuseppe De Tullio, un bacione. Saluto Valeria e Ilaria. Benvenute care, un bacione, cioè se siete due ovviamente, benvenute tutte e due, entrambe. Un bacione a Sabrina Santoro, ma sei una delle Gorgeous per caso? È la tua identità segreta? Un bacione cara. Un bacione a Teresa Magellano. Un bacione cara, lo so che mi segui sempre. E un bacione a Gilda Zambetta, lo so che mi segui anche tu. Un bacione, vi voglio tanto 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 bene. Cuore, 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 baci, 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 fascio. Bene, penso proprio di aver salutato tutti quelli che mi hanno lasciato i commenti. Ovviamente ci tengo a precisare una cosa, lo dico di nuovo per quelli che non lo sanno ancora. Se ci dovesse essere qualcuno che ovviamente mi lascia un commento subito dopo il rilascio del mio video sul canale, ovviamente quei commenti, quindi quei nomi di chi mi ha commentato sotto i video, in automatico li porto al video di domenica prossima, i saluti. Non vi preoccupate, non mi dimentico proprio di nessuno. Va bene? Dovesse cadermi un sasso in testa, una pianta grassa in testa. Ok, basta. Avete capito? Avete capito, ragazzi? Nemmeno sotto tortura mi dimenticherei di voi. Ok? Bene, ragazzi, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale, pigiate sul tasto della ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. E lasciatemi un like di supporto, commentate se volete perché io vi saluterò nel video di domenica. Bene, sono impazzita, bene. E mi raccomando, condividete i miei video per aiutarmi a sostenere il canale. Bene, sono proprio così. Dovete prendermi così, per quella che sono. Un abbraccio immenso e un bacione dalla vostra Gilda Fashion.